che ci consente, come importante istituzione finanziaria, visto che Intesa San Paolo è un'azienda, una banca grande del territorio nazionale, di raccontare brevemente l'esperienza che noi stiamo facendo da molti anni, devo dire, con le associazioni di consumatori, e poi qualche breve considerazione che vorrei fare rispetto alle riflessioni che sono state poco fa rappresentate da chi mi ha preceduto. Beh, parto dicendo che la storia di collaborazione molto fattiva, devo dire, che sta continuamente sviluppandosi tra Intesa San Paolo e l'associazione dei consumatori nasce oltre 10 anni fa, probabilmente anche prima. Dico 10 anni fa perché il 2004 è stato un momento molto complesso nel rapporto tra le istituzioni finanziarie e in generale il mondo dei consumatori, con le note vicende Parmalat, eccetera. Devo dire però che quell'esperienza, che era legata prevalentemente al tema dei tavoli di conciliazione, ci ha consentito nel tempo di scoprire quante opportunità e quante sinergie si potessero sviluppare proprio lavorando sulla necessità di incrementare, come veniva detto poc'anzi, il grado di consapevolezza ma anche poi di competenze specifiche in tema di istituzione finanziaria. Nel 2008, se non ricordo male, anzi no, nel 2010, noi abbiamo avviato un percorso di, intanto con progettazione, perché questo è importante secondo me metterlo in evidenza. Noi siamo un'istituzione finanziaria che, come potete immaginare, ha una scuola di formazione molto importante, che noi serviamo più o meno 100.000 clienti interni, che sono le nostre persone, alle quali eroghiamo tantissima formazione, ogni anno facciamo più di 1 milione di giornate. Tutto questo ha un senso importante rispetto a ciò che sto per dire, perché la capacità delle nostre persone di poter interagire con il cliente, non solo ovviamente nel rispetto delle norme, ma anche con la giusta consapevolezza per poter orientare il cliente, è un fatto fondamentale del nostro mestiere. Questa capacità è stata il motivo per cui abbiamo iniziato a ragionare con le associazioni non solo di un percorso che consentisse non solo di mettere a disposizione questa macchina formativa nei confronti dei quadri delle associazioni, non solo centrali ma anche territoriali, ma di imparare dalle associazioni la cultura consumeristica, che è un tema per noi molto importante, perché non c'è dubbio come di fronte a un cliente non basti come dire, formare le nostre persone a ciò che prevede la direttiva MiFID o altre norme, occorre essere consapevoli del quadro complessivo entro cui anche un'azienda come la banca si muove. Questo percorso è iniziato, dicevo, lo voglio sottolineare, da un momento di coprogettazione che ha superato le nostre aspettative, perché noi abbiamo portato in laboratorio le nostre persone, i nostri esperti e gli esperti dell'Associazione dei Consumatori a disegnare un percorso che dura tuttora, peraltro, che è iniziato da una fase in cui abbiamo rappresentato ai quadri nazionali delle associazioni tutta, come dire, la nostra macchina di competenze. È un percorso dal quale, pur essendo noi come dire, in veste di docenti, abbiamo imparato molte cose interessanti del mondo che sta dentro le associazioni dei consumatori. Una seconda fase in cui le associazioni sono venute a fare formazione alle nostre persone, e parlo di veramente una grande quantità di momenti d'aula in cui i quadri delle associazioni hanno intrattenuto i nostri direttori, i nostri esperti, ma soprattutto devo dire un grandissimo sforzo formativo che abbiamo fatto su 60.000 persone, usando chiaramente le tecnologie che abbiamo a disposizione e i diversi canali formativi, che ci hanno consentito di rappresentare una voce, non dico diversa, ma sicuramente una voce ulteriore rispetto agli investimenti che già stiamo facendo. Una terza fase che è iniziata in tempi più recenti, in cui abbiamo portato e stiamo portando sul territorio nazionale, ai quadri delle associazioni a livello territoriale, questo percorso che abbiamo iniziato, e ci sarà una quarta fase probabilmente ancora più ambiziosa, dove il tema è coinvolgere questa terza componente, che sono i consumatori stessi, non solo per fare educazione finanziaria, ma ci arriverò tra breve, ma per avviare un confronto che ci aiuti non solo a aumentare la consapevolezza di cui si parlava, ma anche, fatemi dire, a co-costruire delle opportunità che possono essere realizzate. Ecco, in questo io vorrei aprire un po' la seconda considerazione, se ancora qualche minuto, perché le considerazioni che sono state rappresentate poc'anzi credo siano molto interessanti per la banca di oggi, ma soprattutto la banca che noi dovremmo essere, dico noi, ma parlo del sistema finanziario in generale, perché non c'è dubbio che, un po' complice la situazione di recessione che tutti abbiamo vissuto e speriamo di piano piano uscirne, aggiungendo il fatto che tutti i consumatori sono ovviamente più consapevoli, ma usano i servizi bancari in un modo, direi, non totalmente, ma significativamente diverso rispetto a prima,
si pone un tema di ripensamento anche del modello con cui le banche distribuiscono i propri servizi nei confronti dei consumatori. Per fare un esempio, se noi pensiamo come per molti anni l'intero sistema bancario abbia, fatemi dire, lottato per allargare la rete territoriale, a volte con delle vere operazioni di, come dire, scambio, acquisto di pezzi di rete, oggi le filiali, sappiamo tutte, hanno una frequenza di utilizzo che è molto diversa rispetto a prima, per tanti motivi. La tecnologia è una parte di questa storia, ma ci sono anche altre faccende. Allora, la riflessione che noi stiamo facendo come gruppo, anche con investimenti ingenti che stiamo facendo in innovazione, è: quale potrà essere la banca non tra 5 anni, probabilmente tra 1 anno? Cioè, quei luoghi, che sono luoghi peraltro molto importanti anche dal punto di vista del posizionamento, cosa possono diventare? Una delle risposte che ci stiamo dando e stiamo iniziando a sperimentare è proprio questa. Non è, giustamente come è stato detto poc'anzi, mera come dire, educazione finanziaria fatto di corsi di formazione o di pillole formative, che sicuramente possono essere utili, ma di un interscambio che è fatto chiaramente di trasferimento reciproco di conoscenza nei confronti dei soggetti che stanno intorno al nostro mondo, che stanno intorno a una filiale. Per fare questo noi dobbiamo, da un lato, provare a reimmaginare anche il modello di servizio, e su questo stiamo lavorando alacremente. A breve partiranno dei nuovi concept di filiale, a giorni tra l'altro la prima filiale che partirà in Italia sarà proprio qui a Roma, che avranno non tanto uno spazio diverso, perché oggi spesso la concentrazione che molte banche si pongono è di immaginare uno spazio più accogliente, che è un tema molto importante per i clienti, ma non può limitarsi a, fatemi dire, un bel arredamento, quanto un livello di funzionalità, esperienza, la chiamano gli esperti, che inserisca in questo processo delle piattaforme di servizio che sono fatte di interscambio di conoscenza. Ora è chiaro che la domanda che tutti si possono porre è: ma le aziende come trarranno i loro risultati dalla formazione? Sicuramente non abbiamo un tema di fare soldi dal fatto che facciamo education, quanto intrattenere un rapporto diverso che ci aiuti ad evolvere anche da un punto di vista, come dicevo, di modello di servizio e quindi anche di piattaforme che possono essere messe a disposizione in prospettiva. Quindi chiudo dicendo come le tre parole che l'avvocato Cocciarelli diceva poc'anzi, cultura, pianificazione e futuro, sono sicuramente le parole che stanno anche nella nostra agenda, perché siamo consapevoli come un consumatore più preparato, ed è corretto il riferimento ai giovani, non sia solo più consapevole per poter in qualche modo costruirsi il futuro, visto che purtroppo spesso il tema previdenza non è esattamente la priorità delle giovani generazioni, anche per una ragione, che il lavoro, ahimè, non è più quello di una volta, quanto perché una struttura, un'istituzione come la banca può contribuire non solo a fornire maggiore consapevolezza su questi temi, ma perché no, provare ad aggiungere un pezzo che aiuti anche a migliorare il grado complessivo di occupabilità, che accanto a questa esigenza di maggiore consapevolezza finanziaria sarà sicuramente un tema di forte priorità anche nei confronti di istituzioni finanziarie come possono essere le banche. Grazie.